Emanuele Birarelli, se oggi siete arrivati in Brasile, qui vi aspettano le ultime due gare contro il Brasile. Facciamo però prima un bilancio, insomma, dell'ultima trasferta in Serbia, come sono andate le cose dal tuo punto di vista. Beh, ovviamente siamo un po' delusi perché due sconfitte non era quello che ci aspettavamo. La prima, soprattutto, abbiamo giocato un po' così, anche dal punto di vista del gioco, oltre che dal risultato, non c'era stato tanto da salvare, se vogliamo. Nella seconda c'è stata una bella reazione, è stata una bella partita anche di livello, credo, abbastanza alta, oltre ad essere stata divertente, soprattutto per chi vedeva. Insomma, l'abbiamo persa, ma potevamo anche vincerla noi, è stata questione di punti, siamo stati anche un po' sfortunati nel tie-break, altrimenti sarebbe stata veramente una bella reazione. Comunque la squadra ha dimostrato insomma di esserci e veramente comunque è stata una gara che avete sì perso, però anche se cioè, insomma, poteva davvero vincere o l'una o l'altra, insomma sarebbe stato quasi indifferente. Sì, è chiaro che dopo la prima sconfitta, dal punto di vista della reazione, c'è stata insomma, anche della volontà di cambiare un po' le cose e di ottenere il risultato con tutto quello che ci avevamo e l'abbiamo messo in campo. Ne è venuta fuori, sicuramente, come dicevo prima, dal punto di vista tecnico, una partita con dei passi in avanti rispetto a quella precedente. Ovviamente noi siamo una squadra che deve vincere, non ci vogliamo certo accontentare di giocare benino e perdere. Però diciamo che in questo momento comunque guardiamo anche in casa nostra, insomma, al di là del rapporto con le altre squadre, guardiamo un po' a quello che succede qua nella nostra parte del campo ed è importante che si fanno dei passi avanti nel gioco. Qualificazione acquisita, adesso vi rimangono queste due partite contro il Brasile fuori casa. L'anno scorso avete iniziato la vostra World League con due vittorie qui in Brasile. Come si affronta la squadra verde-oro? Ma guarda, come si affronta quest'anno, insomma, questo girone è un po' particolare perché con la qualificazione che più o meno non è quasi mai stato un problema, comunque avevamo il tempo per lavorare, per cambiare qualcosa, insomma, per non focalizzarci solamente sui risultati. E penso che la strada è ancora questa, dobbiamo guardare, come dicevo prima, un po' più dalla nostra parte del campo, senza confrontarci sempre con gli altri e prenderli come termine di paragone. È chiaro che si scende sempre in campo per vincere, il primo obiettivo per noi deve essere vincere, perché questo è lo sport, però guardiamo nella nostra parte del campo e vediamo dove lavorare, dove migliorare, quello che possiamo fare. E poi il risultato alla fine della partita si vedrà. L'anno scorso c'erano state due vittorie, era proprio l'inizio della stagione, il livello era ancora un po' quello appunto dell'inizio della stagione, di una stagione della nazionale, che fu molto lunga e forse per certi versi fu anche un po' fuorviante, nel senso che era un Brasile un po' all'inizio, noi giocavamo molto bene, ma loro erano veramente all'inizio, ci regalarono un po' qualcosa di troppo e insomma quest'anno sarà un'altra storia perché loro sono insomma, abbastanza a posto, giocano anche con la loro migliore squadra in questa prima fase di World League, quindi poi in casa loro non è mai facile, ovviamente si aspettano due appuntamenti difficilissimi. Hai citato più di una volta che dovete guardare alla vostra parte del campo. Dov'è che bisogna lavorare, secondo te? Guarda, adesso soprattutto questa settimana praticamente ci sono solo le partite perché siamo arrivati ieri e domani si gioca, quindi il tempo è pochissimo, però poi ci avremo un po' di tempo per allenarci in previsione delle Final Six, ovviamente sarà un tempo da sfruttare bene, ma un po' in tutte le parti del gioco dobbiamo migliorare. Secondo me innanzitutto una solidità del cambio palla, che comunque è quello che ti fa stare sempre in partita, e poi dopo insieme dietro tutti gli altri fondamentali, però direi che in attacco dobbiamo viaggiare un po' più alti di quello che abbiamo fatto adesso e insomma lavoreremo per questo, trovare
anche proprio l'intesa giusta per avere la sicurezza di mettere giù la palla quando bisogna metterla giù. In bocca al lupo. Grazie, grazie.